mia passione per il volo è incominciata molto giovane, poiché mio padre volava già in deltaplano e mi ha trasmesso un po' questa passione per il volo. Io ho incominciato con il parapendio. Quando ho iniziato eravamo veramente in pochi a volare in Valle d'Aosta e col passare del tempo questo sport si è un po' più diffuso e ad oggi siamo veramente in tanti che vogliamo il parapendio, grazie anche alla scuola che è nata in Valle d'Aosta, Parapendio Valle d'Aosta. E ad oggi abbiamo 50 soci nella nostra associazione. Per chi volesse cominciare questo sport, la scuola è sempre disponibile. Può trovare tutti i contatti su volareinparapendiovda.it. Diverso di vivere la montagna in Valle d'Aosta sicuramente. Noi qua possiamo sfruttare la montagna in tanti modi, con lo sci e molti altri modi, ma il parapendio sicuramente dà l'opportunità di vedere i panorami valdostani da una prospettiva completamente diversa. Crevacol è un posto un po' ideale perché c'è sempre il sole, il direttore delle piste è molto disponibile, quindi è aperto al fatto che si possa venire a volare col parapendio. A valle c'è un grosso prato dove si può atterrare con gli sci e quindi diventa un po' un chiudere il cerchio, una piccola stazione che accoglie i parapendii. Adesso in valle iniziano a diventare tanti, quindi il gioco diventa simpatico. Abbiamo degli amici che purtroppo per loro vivono magari in pianura e in questi giorni, in questi weekend, a casa loro c'è la nebbia piovigina e appena superano il confine della valle chiaramente si trovano il sole, le montagne piene di neve, e quindi anche per loro è veramente un momento bello da condividere con noi. Diciamo una trentina di anni fa si volava tanto con il deltaplano, c'era un club che aveva oltre i 100 iscritti addirittura. Poi il deltaplano è stato un po' rimpiazzato dal parapendio, perché era più comodo. Le vele da parapendio sono anche diventate in questi ultimi 10 anni molto più sicure e performanti. Quindi anche in condizioni un po' estreme, diciamo, permettono di fare dei voli molto sicuri. Ultimamente, da quando Andrea Caglieris, l'istruttore della scuola qua in valle, è venuto qui a lavorare appunto in Val d'Aosta, i ragazzi, i giovani, i piloti che già volavano si sono ritrovati, hanno trovato diciamo una nuova energia, un nuovo stimolo per stare di nuovo tutti insieme. Io, Mattia, altri amici con lo speed riding voliamo anche d'inverno e quindi coinvolgiamo anche
il pilota di parapendio che altrimenti non volerebbe a provare a volare con gli sci, a utilizzare gli impianti che comunque ci sono aperti, le giornate sono belle, quindi approfittiamo proprio di queste situazioni. Quindi in valle, diciamo, il volo in parapendio è un po' ritornato alla ribalta in questi anni e speriamo che continui e che siano sempre più numerosi i ragazzi che vogliano venire a volare con noi. Quest'anno, nel 2015, ho vinto il campionato XC Piemonte e questa è un po' una prima per la Valle d'Aosta, perché per la prima volta un valdostano, anche se di adozione, ha vinto questo campionato. E la cosa più bella è che l'ha vinta con tre memorabili voli fatti in Valle d'Aosta, e anche questo è un po' una prima. E quindi questo qua, come dire, apre per il futuro una prospettiva migliore per tutto il mondo del volo valdostano, perché appunto finora era un po' snobbato dai grandi piloti, dai piloti migliori del Piemonte. Da adesso in poi, insomma, anche in Valle d'Aosta si è visto che si possono fare dei voli, insomma, di parecchi chilometri, di centinaia di chilometri. Di questi tre voli il più lungo è stato un volo di 130 rotti chilometri in triangolo Fai, che è il tipo di volo che dà il maggiore punteggio. E il decollo è stato a 2, con un punto del vertice di questo triangolo oltre la diga di Duplas Moulin, l'altro punto sul Monte Bianco e il terzo punto a Cogne, Lillaz, e con rientro in Val Pellin. Quindi, insomma, un bel giro questo splendido scenario. Col passare degli anni la scuola di parapendio in Valle d'Aosta ha sempre più iscritti, c'è sempre più entusiasmo legato a questo sport che un paio d'anni fa era poco praticato, mentre adesso si è formato un bel gruppo legato al parapendio. È uno sport semplice, relativamente molto semplice, basti pensare che l'attrezzatura pesa mediamente 15 kg e si può usare per andare a camminare, si può usare per fare dei voli in termica, quindi si possono sfruttare le correnti d'aria calda per prolungare il volo. Ha veramente molte applicazioni, che può essere lo speed riding, quindi usare delle vele molto piccole e da usare assieme agli sci. La prima fase del corso si svolge principalmente a terra, dove l'allievo impara a gestire la vela a terra e apprende tutte le conoscenze per poter affrontare poi un volo. Nella seconda fase l'allievo impara veramente a volare e apprende tutte le manovre utili al superamento dell'esame e alla sicurezza in volo. Il parapendio si può praticare praticamente a ogni età. Anche i più piccoli, dall'età di 16 anni, possono cominciare il corso con il consenso dei genitori. Chi volesse iniziare, la scuola parapendio Valle d'Aosta organizza delle giornate di avvicinamento al volo, dove la prima giornata di corso è assolutamente gratuita e senza impegno. Sono originario della Lombardia, sono venuto qui in Valle d'Aosta, ho conosciuto Luca, questa regione mi ha entusiasmato. Lui aveva già intrapreso dei rapporti per fare una scuola di parapendio e così abbiamo cominciato. Anche se questa valle, diciamo, non è facile da volare,
Noi ci stiamo provando. Luca, con il suo entusiasmo, ha messo in piedi un gran numero di appassionati o di potenziali appassionati per questo sport. E noi vogliamo portare a termine il suo lavoro facendo una scuola certificata e seria qui in Valle. Recentemente è nata in Valle la scuola di parapendio Valle d'Aosta. Finalmente, dopo diciamo qualche anno di vuoto, è rinata una scuola che si occupa del volo libero in parapendio. Circa 30 anni fa si vedevano parecchi deltaplani che volavano nella valle, partivano dalla zona di Exonet, addirittura non a memoria ma per sentito dire, mi raccontavano che c'era stato un raduno con oltre 60-80 deltaplani proprio nella zona. Se pensiamo che attualmente i piloti che volano in parapendio in valle sono circa una ventina quelli brevettati e altrettanti stanno crescendo nella scuola di parapendio. Ok René, adesso apriamo la vela così ti faccio vedere com'è fatta. Prendila pure dal lato quello lì rosa, ok, la tiri bene in fondo, ok, perfetto, va benissimo, vieni pure qua. Allora, tutte le vele da parapendio sono collegate a fasci, no? Questo fascio è il fascio delle A, che è collegato, vedi, alla parte più alta, ok, si chiama il bordo di entrata. Ed è il punto dove l'ala entra nel vento, no? Il fascio delle A è collegato a queste fettucce che si chiamano gli elevatori. Cosa vuol dire? Questa fettuccia la dovrai tenere in mano per elevare, quindi per sollevare la vela da terra, ok? Tutti gli altri fasci sono le B, le C e le D. E l'ultimo in fondo, vedi, collegato a una maniglia, è quello dei freni, quindi che ci permette di dare la direzione poi quando si è in volo e di controllare invece la vela durante la fase del gonfiaggio. Quando io faccio il controllo della vela a terra, devo controllare che il fascio delle A sia sopra tutto e che il fascio dei freni sia sotto tutto, ok? Questo è fondamentale. Quando è stato fatto da un lato, lo si fa anche dall'altro lato. Ecco René, questo è un imbrago semplice per fare i gonfiaggi. Devi mettere la gamba destra qua e la sinistra di là. Questo imbrago è leggero, sotto nella parte bassa ha un airbag, devi infilarlo qui tipo uno zaino. Nella parte bassa un airbag che ti protegge nel caso tu cada e sbatta il fondoschiena. Lo chiudiamo. Questo imbrago in questo caso non ha i cosciali che si agganciano, ma sono già chiusi fissi, in modo che tu hai una sola chiusura da controllare, no? E serve proprio per l'attività didattica, così è un po' più semplice. Gli imbraghi che usate poi per volare hanno generalmente sempre quattro ganci e quindi va fatto un controllo anche tra compagni, no? Ok? Quindi adesso hai l'imbragatura, il casco va sempre utilizzato sia quando si fanno i gonfiaggi che quando si vola. Ok, partiamo. È bello vedere il cielo colorato di vele, è bello sviluppare questa attività. I voli che si fanno qui in valle sono molto interessanti, ci sono dei piloti che fanno dei voli veramente lunghi, belli, che toccano le nostre meravigliose montagne
Chiaramente la valle si presenta come un sito un po' forte per il volo in parapendio, perché le montagne sono alte, l'energia che si genera nell'aria è importante. Nonostante questo, abbiamo la fortuna di avere gli impianti di sci, gli impianti di risalita, che tengono aperto anche durante l'estate. Cosa vuol dire? È interessante questo aspetto, perché li si sfrutta per raggiungere i luoghi di decollo. Nella zona di Pila abbiamo tre decolli a tre diverse altezze, 1500 metri nella zona di Plan Prat, a 2300 metri nella zona dello Chamolet e a 2700 metri nella zona di Cuis, della Platte de Grivon. Nella zona di Courmayeur invece c'è il Pavillon, la zona del Pavillon, dove è bellissimo volare, si vola ai piedi del Monte Bianco, e quindi diventa interessante approfittare di queste strutture, che tra l'altro adesso si stanno modernizzando e quindi daranno un servizio anche per i parapendisti direi decisamente più importante. Personalmente sono arrivato al volo attraverso la montagna. Io sono una guida e maestro di sci, quindi per me vivere gli aspetti della montagna sono importanti. Sono partito arrampicando, sciando, frequentando le grandi creste di montagna, e piano piano abbiamo iniziato a incuriosirci, quindi non è stato un approccio che ho avuto solitario, ma è stato un frequentare dei ragazzi che magari già avevano volato, che mi hanno un po' spinto a provare il volo. Abbiamo provato insieme, abbiamo frequentato delle scuole fuori valle, e così abbiamo scoperto le potenzialità che ha il volo legato alla montagna e all'alta montagna. Volare e planare verso valle è qualcosa di veramente incredibile, sentire questa sensazione di perdita di peso, del vedere il mondo dalla terza dimensione, vedere le prospettive completamente diverse. Ed è tutto partito un po' volando sopra casa, quando si riconoscono i sentieri, i boschi, i tetti delle case, e poi piano piano, continuando a volare, facendo i primi voli lunghi, stando una, due ore in volo. Le prime volte addirittura veniva un pochettino di nausea a forza di girare queste termiche, ma poi il corpo si abitua, e a volte ti capita di incrociare un rapace, di volare con lui per delle mezz'ore. Lui chiaramente è molto più bravo di te e tu cerchi di seguirlo, lui sale di più e allora tu sei stimolato a farlo. La stessa cosa succede con i nostri compagni, c'è chi di noi è molto più bravo, e li impariamo da loro, li ascoltiamo, e è tutto uno scambio anche tra di noi di emozioni, di sensazioni che solo il volo può dare. Addirittura nella mia attività di guida alpina, le ultime salite che ho fatto sul Monte Bianco con dei cari amici le abbiamo fatte scendendo in parapendio, quindi in tandem ho condiviso con loro sia la salita ma anche questa mia nuova capacità e conoscenza, ed è qualcosa di veramente veramente incredibile. Qui da noi poter approfittare delle montagne, del volo, della natura così grande che abbiamo qua in valle, è veramente qualcosa di indescrivibile.